Sicuramente mi è piaciuto moltissimo l'impegno da parte di tutti i ragazzi perché non era facile dopo tanti giorni di carichi di lavoro, quindi l'impegno da parte di tutti i ragazzi è la cosa che mi è piaciuta. Ci sono state cose che non mi sono piaciute, ma è anche normale. Meglio adesso così, cerchiamo di lavorare sulle cose che non sono andate bene oggi, però ripeto, è anche normale dopo pochi giorni di lavoro. Le condizioni anche di Venture che abbiamo visto uscire acciaccato? Bisogna valutare bene perché ha avuto un problema alla spalla. Valutiamo domani, vediamo come sta. Speriamo niente di grave. Ecco, quanto c'è in questo momento di Caserta, di quello che vuole Caserta alla squadra, nei limiti del possibile ovviamente, considerando quello che sono insomma 10 giorni di ritiro? Ma la cosa che, come ho detto prima, a me è piaciuta la voglia di lavorare, la voglia di migliorare, quindi questo è quello che chiedo io. Poi dal punto di vista tecnico-tattico sicuramente bisogna dare del tempo ai ragazzi per capire quello che chiedo, ma solo il lavoro durante le giornate, durante le partite soprattutto, perché alla fine quello che ti migliora dal punto di vista tecnico-tattico e anche dal punto di vista della condizione fisica è sicuramente la partita. Quindi ancora siamo c'è tanto da lavorare, però ripeto, è anche normale in questo momento. Ecco, fra due giorni c'è questo allenamento congiunto con il Gubbio e ovviamente bisogna recuperare anche condizione e non è semplice in casi come questi. E cosa vuole vedere Caserta, cosa chiederà ai ragazzi in questi due giorni? Ma innanzitutto domani abbiamo caricato tantissimi ragazzi in questi giorni, perché quando non giochi cerchi di arrivare al ritmo gara attraverso l'allenamento. Domani sicuramente cercherò di scaricare un po' e di arrivare in modo più brillante possibile la partita col Gubbio, che è un'amichevole, però è sempre una partita. Per me le partite anche amichevoli sono partite che contano perché cresce l'autostima, cresce la voglia di migliorare, e quindi domani cercherò di fare un allenamento non caricando più tanti ragazzi e poi cercheremo di fare una partita col Gubbio. Quello che voglio vedere è dal punto di vista fisico sicuramente un miglioramento e anche dal punto di vista tecnico-tattico. Certamente si migliora giorno dopo giorno. Ieri D'Urso ha detto, con Caserta, un tecnico che sta lavorando bene, e ha detto anche ci divertiremo. Ci divertiremo, noi sicuramente dobbiamo fare il massimo e dobbiamo lottare partita dopo partita. Sappiamo che il campionato di Serie B è difficile e l'abbiamo visto, quindi dobbiamo farci trovare sicuramente pronti perché sarà un anno difficile. Non bisogna cullarsi perché magari vediamo qualche giocatore che arriva anche importante, al di là di quelli che stanno già in rosa, che sono giocatori importanti. Dobbiamo pensare a lavorare e poi cercare di. E ti diverti solo se vinci e se fai punti prima possibile per arrivare all'obiettivo nostro, che è la salvezza. Il mercato aperto dà fastidio, le voci danno fastidio. Ma io penso a lavorare sul campo, questo è un problema più del direttore e del presidente. Io mi limito a lavorare sul campo, è quello che mi piace fare. Poi è normale, in questo momento non è facile perché sia in entrata che in uscita i giocatori pensano sempre al mercato. Sono stato calciatore e so che non è facile lavorare in questi momenti, però questo fa parte del calcio, quindi noi dobbiamo pensare al massimo, pensare al campo e il meno possibile al mercato. Un'ultima per me, in questo momento c'è anche in dubbio l'inizio del campionato, ovviamente questo non dipende dal Cosenza, assolutamente. In tal senso, siccome stiamo parlando di preparazione, una fase delicata, un eventuale rinvio può essere un danno, può essere un vantaggio per chi ha già iniziato? No, credo che vantaggi da questo momento non ci sono squadre che sono in vantaggio, perché ognuno di noi, ogni squadra fa la preparazione in base all'inizio del campionato, all'inizio della Coppa Italia, quindi uno slittamento dei campionati non avvantaggia sicuramente nessuno, però noi ci dobbiamo attenere a quello che decideranno, spero anche il prima possibile perché non è facile lavorare nell'incertezza da parte di chi è coinvolto, ma anche soprattutto anche di chi non è coinvolto, perché come abbiamo detto poco fa, fare una programmazione, fare un tipo di preparazione in funzione al campionato, poi cambia tutto se poi il campionato slitta e devi cambiare completamente tutto. Quindi non vedo squadre avvantaggiate da questo punto di vista.